tutti ragazzi, io sono Mano 87 e oggi siamo su Deadpool. Siamo con un unboxing delle cuffie e potete capire già due nuove cose: l'ambientazione, non di un gioco. Stiamo ora in un altro posto perché voglio fare più o meno seria questa recensione, e il fatto che vedete la mia faccia di YouTube. Perché? Perché all'inizio del video, all'inizio del canale, perché ci segue tanto tempo e anche per chi ha visto i primi video, avevo detto che non potevamo fare vedere la nostra faccia. Ecco, io adesso posso, però Big Daddy non so se può, quindi devo ancora parlarne bene con lui. Iniziamo con l'unboxing delle Turtle Beach Air Force PLA. Tanto noto che, non so se volevano imitare una palma, ma questa qua mi sembra tanto una foglia di... Non voglio neanche dire, ragazzi. Iniziamo con l'unboxing delle nostre cuffie. Ho già aperto la plastica perché se no ci mettevo troppo tempo. Tiriamo fuori il cartoncino. Adesso non mi sbaglio, sono pure le istruzioni, qualche adesivo. Ora vediamo, ora controlliamo meglio. Qua ci sono vari capelli e un bel coso. Io me lo conservo, me lo metto sul letto. E iniziamo a vedere intanto i cavetti. Abbiamo il cavetto USB che è collegato, cioè il cavetto che parte dalle cuffie, collegato a un, diciamo, alimentatore o qualsiasi cosa, che è collegato da un lato al cavetto USB, ma dall'altro ci saranno altre cose, se non sbaglio, vengono collegate al televisore. Il cavo è abbastanza lungo, potrebbe essere 2 metri, 1 metro, 3 metri, e pure questo qua sarà 1 metro circa, lo vediamo meglio. Tanto devo ammettere che il design non mi dispiace molto. Qua abbiamo il microfono, la scritta Turtle Beach praticamente ovunque. Qua c'è il tastino per attivare e disattivare il microfono, volume della chat e volume del game. Sono snodabili, quindi molto, molto comode. Se non mi sbaglio, credo di aver letto nella custodia, nelle cose, compatibile anche con, tanto è per PlayStation 3 perché ho PlayStation 3, ma è compatibile anche con PC e Mac, quindi se vorrei registrare le cose con queste cuffie, dato che il microfono spero sia molto meglio di quello che ho, visto i video è molto molto bello e spero sia bello. Qua si può allargare e stringere. Vediamo un po' la comodità. Wow, davvero comode. Adesso devo vedere per quanto riguarda la lunghezza del cavetto. Iniziamo a vedere i foglietti che ci sono spuntati. Allora, intanto dietro qua, da amplificatore audio, tutto scritto in inglese o in francese, perché giustamente tutte le altre lingue possono andare a quel paese. Bass boost, che aumenta i bassi, come ho detto prima, compatibili per PC e Mac. Il microfono, il volume che si può cambiare il volume, e l'entrata USB. Qua da altoparlanti da 40 mm, padiglioni con isolamenti da rumori. Il design flessibile consente ai padiglioni di appoggiarsi sulle spalle in piano. Microfono ad alta sensibilità con alta flessibilità. Con asta flessibile. Asta flessibile. Ah, bello. Allora ragazzi, iniziamo a vedere i foglietti interni. Lo so che sarà molto noioso questo colore. Tanto guardate, qua c'è un bel adesivo della Turtle Beach, che mi mette da qualche parte. Stop e arretto che non leggerò mai. E qua sono i vari, le istruzioni. Questa è un'occhiata velocissima, qua di quali sono i tasti. Italiano, spagnolo, qua è la parte italiana, qua però, ah boh, in caso lo farò qualche altra volta. Bene ragazzi, con questo unboxing finita qua. Consiglio queste cuffie perché, da quello che ho letto, che ho visto, le Turtle Beach sono una delle migliori marche. Qua dai 13 anni in su, quindi chi ha 13 anni in su può anche comprarle. Sono davvero molto sia comode che, presumo, anche funzionali.
Sono belle anche quelle uguali, queste qua sono le PLA che sta con PlayStation, LA non so cosa vuol dire. Ma ci sono anche le XLA uguali però invece del blu, cioè il verde per Xbox, allo stesso prezzo che è più o meno di 30-40 euro. Quindi sono molto economiche anche perché le altre costano sui 120 circa. Però non è niente di male ragazzi. Quindi se volete, avete bisogno di cuffie, se volete avere delle cuffie sia specialmente per il gaming, perché da quello che so vi fa anche sentire l'alito dei giocatori accanto, quindi è molto buono. Stavo scherzando comunque ragazzi. È stato un piacere fare un altro video perché veramente è stato un sacco tempo che non ne faccio. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.